Oggi siamo qua alla 13ª edizione del Canapisa. Abbiamo iniziato nel 2001 a manifestare contro il proibizionismo. Le cose non sono cambiate tanto in questi anni, sono peggiorate col decreto Fini-Giovanardi, che ha introdotto ulteriori aggravi alla legge penale e quindi ha cominciato a incarcerare veramente una moltitudine di persone. Noi cerchiamo di fare informazione sulle droghe, sulle sostanze, affinché si cerchino di ridurre i rischi. Non siamo per la diffusione delle droghe, sappiamo che tutte le sostanze prese male o tanto o abusandone possono far male, il caffè, l'alcol, la cocaina e la canapa, tutte quante. Bisogna conoscere le sostanze e se proprio si vuole assumerle, almeno assumerle con consapevolezza, come per esempio si fa con il vino, con l'alcol. In Italia c'è una cultura dell'alcol che ha fatto sì che l'assunzione di alcol, certo, è diffusissima, ma non è che fa 50.000 morti all'anno l'alcol, la canapa non ha mai ucciso nessuno. Let me tell you how we go. Say me touch on the road, I have a thing in my pocket. Say me gonna touch, and me go lucky. By the time me reach road, me say couple ratty. Who call them no, you want me smart. So me jump all the while I miss skill. No say me skill. If me never do it, then me would I get killed. Them talk when them see, them talk when them never see. At this point, orange che punta a far aprire un po' gli occhi all'ordinamento, allo Stato, su quello che è un problema che ormai è più sociale che giuridico. Cioè l'eccesso di repressione che ha creato la Fini-Giovanardi appunto ha riempito le carceri fondamentalmente, ma soprattutto perché ha riportato indietro di molti anni quelle che erano le conquiste anche del movimento antiproibizionista rispetto alle droghe leggere e la differenziazione con quelle pesanti, perché anche su questo il Canapisa ha sempre ribadito quanto sia importante la differenziazione anche tra queste droghe, e la Corte del Consiglio d'Europa in una decisione poco tempo fa ha ribadito che comunque questa distinzione va fatta. E quindi anche per questo e soprattutto per questo ci sarà sicuramente un giudizio della Corte Costituzionale che noi ci auguriamo, tutte le migliaia di persone che oggi sono in piazza ci auguriamo che la costituzionalità venga rilevata. Make an eye like a skyscraper. Can't see me face when me sing cha-la-la. Informers looking to my window, watching everything that I do. Everything I see they gone to the popo. Make me tell you how we go. Informers looking due cose, due cifre per dare l'idea. In 20 anni sono state denunciate più di 800.000 persone per uso di sostanze. Nel 2012 sono state sequestrate 22 milioni di piante di canapa, per dare le dimensioni anche del fenomeno, perché è vero che tantissimi usano la canapa, magari non vengono in piazza tutti al Canapisa, molti consumano nel silenzio, tranquillamente, non vogliono farlo sapere, il vicino di casa, la vicina, molti la usano a scopo terapeutico, quindi la canapa è sempre stata usata dall'uomo. Farlo diventare una droga l'ha fatto diventare un problema. È questo uno dei tanti motivi che ci muovono a scendere in piazza. Sostanzialmente il proibizionismo realizza anche enormi profitti per il narcotraffico, anche questo non va dimenticato ed è uno degli argomenti di punta. A chi conviene il proibizionismo? Conviene a tutte le narcomafie, a quelle che lo Stato dice di voler combattere. In realtà proprio in questo modo lo Stato alimenta le narcomafie, è un ingresso di denaro enorme, superiore al fatturato della Fiat, 8 volte, solo quello della cocaina, 8 volte il fatturato della Fiat, tutto in nero, quindi va a finanziare eserciti privati, milizie private, stati nazionali come il Kosovo, narcostati esistono. Adesso negli Stati Uniti sono passati dei referendum, per esempio, che hanno legalizzato la canapa in alcuni stati, il Colorado, la California, e quindi lì si può consumare liberamente la canapa, coltivarla, vanno controcorrente. Io spero che anche l'Italia, prima
prima o poi arrivi a questo. Tante nazioni europee l'hanno capito, la Spagna, l'Olanda, e il consumo cala. Dove il proibizionismo finisce, il consumo inevitabilmente cala, e soprattutto, come dicevo prima, non c'è più il consumo problematico, che è quello più pericoloso, perché tanta gente assume, la maggior parte dei consumatori di sostanze, il 90% non ha un consumo problematico, o assume le sue sostanze, magari nessuno lo sa, e va avanti per anni. Diventa problematico dove c'è il proibizionismo. Allora uno si consuma della droga magari tagliata, esiste eroina tagliata, cocaina tagliata, esistono milioni di pillole inventate dalle narcomafie che ogni giorno escono in commercio, non si riesce più neanche a capire quali sono, ad analizzarle. E questo è dovuto solo al proibizionismo. Se non ci fosse, se ne potrebbe parlare. Manca anche una conferenza sulle droghe nazionale dal 2003, che lo Stato dovrebbe farla ogni tre anni, una conferenza nazionale sulle droghe. Non la fanno più, non vogliono più ascoltare né gli operatori né i consumatori, vanno per i fatti loro perché gli conviene, è un business. Il proibizionismo è un business.